Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi scopriamo insieme gli stampi in gomma siliconica che ho fatto ieri, tutti a tema natalizio. Partiamo subito da questo che ho già tolto perché è un vero disastro. Allora, questa stella, tutti di legno sono, questa stella che, a parte lo stampo che ha varie bolle, e qua mi si è anche un po' rotto tirandolo fuori, però una colata, una, dovrebbe resistere. E non è uscito neanche il buchino, perché ovviamente ha fatto una bolla. Adesso li ho già tolti dallo scotch e dal bicchiere in questo caso, perché sennò stavo qui 3 ore. Alcuni li ho anche rifiniti, giusto per non star dietro 3 ore, come vedo che sto facendo. Comunque, ok, vediamo la parte centrale che è la più difficile sempre. Ok, lo stampo, allora, a parte questa bolla, c'è una bolla qua, se si vede, non ha, sì, una bollicina piccolina qua. Mi sembra abbia delle imperfezioni. Proverò comunque a colarci la resina, comunque, anche se magari durerà una volta e basta, per vedere se esce bene. E in caso comunque lo rifarò. Comunque. Poi andiamo avanti con questi. Allora, questo è il cavallino a dondolo. Qua mi è uscito invece il buchino, non ha fatto la bolla. Resisti, non romperti, grazie. Esatto, è uscito bene. Ti fai i muscoli a togliere questi stampi. Altro che palestra. Però qua. Aia. Fa male il dito. Vediamo di staccare un po'. Ce la posso fare? Forse. Ok. L'ultimo sforzo. Questo video durerà 1 ora e mezza, se mi va bene. Ok, no, non è vero, manca un pezzo, sì, esatto, che qua va un po' aperto, vabbè, dopo lo ritaglio un attimino. Comunque sono tutti da rifinire. Adesso mi sembra uscito abbastanza bene, tralasciando il fatto che è sempre da sistemare così. Anche questo farò una colata. E vedremo. Ovviamente questi sono tutti opachi.
legno e legno opaco. Poi l'aiuto, ragazzi, ho il fiatone. Questo angioletto, qua mi è uscita la bolla, ovviamente. La testa dell'angelo è un po' inglobata. Devo liberarla, ecco. Se no non uscirà mai. Ok. Anche questo sempre da rifinire. Adesso non è uscito con le bolle. A parte il puntino, che poi vabbè, si possono sempre bucare. Carino, mi sembra uscito bene. Poi sono sempre tutti da vedere. Poi questa renna. Anche qua bolla nel buco. Ma sti buchi, eh. Ciao, questo mi sa che ci metterò un po'. Aiuto. Poi, tra l'altro, ho anche paura di romperlo, anche se... Ah, ecco. Qua, questo pezzettino qui, che c'è un buchino qua, è rimasto dentro. Proprio poi si toglie. Esatto, si è rotto. Bravissima. Infatti, si è rotto il pezzettino che c'era qui. Quindi potrei lasciare il pezzettino e colando viene quell'accenno di buco e da lì posso ritagliarlo io. Oddio, no, è venuto un buco enorme qua al centro. Direi che questo farà una brutta fine. Sì, esatto. Fatica per niente. L'ultimo, anche questo sarà faticoso. Renna a dondolo.
Fai la brava, Renna, per favore. Esci intera, non rompere lo stampo, non romperti tu. Tutto il resto. Qua non lo so. Non so se devo tagliare, non lo so. Ho tagliato. Spero di aver tagliato giusto, altrimenti. Perché? Anche perché io volevo toglierlo il gancino per fare lo stampo, ma non sono riuscita, quindi teniamolo. Massimo poi si può sempre staccare, non è quello il problema. Adesso vediamo se tu, per favore, staccati. Mi servirebbe. Ah, proviamo con questa cosa qui. Se ci passa, troppo larga. Le cose ingegnose. Posso farle solo io queste cose. Oddio. So di averlo bucato, invece no. Ce l'ho fatta. Benissimo. Sai che manca a sto pezzo? Ok. Sembra uscita bene. Bisogna vedere qua il fatto del gancino. Se non so cosa è successo qui esattamente. Se è da togliere questo pezzo, non lo so. Comunque questo. Poi, quindi oggi è abbastanza un disastro con questi stampi. Ho aperto una pagina Instagram dove metto tutte le creazioni che faccio. Si chiama Acid Rain Creation con due S finali. Comunque vi lascio il nome giù nell'info box, così lo vedete. Se vi fa piacere seguirmi per vedere le mie creazioni, è lì. E grazie mille per questo video. Ci vediamo al prossimo. Ciao.